E noi continuiamo a parlare della stagione turistica e degli eventi legati alla Pasqua e alla Pasquetta che sono appena trascorse, e lo facciamo occupandoci di una particolare iniziativa che riguarda la regione Veneta. Ascoltiamo questa intervista realizzata da Antonietta Rivizia. Nella settimana di Pasqua turisti italiani e stranieri hanno visitato le oltre 140 ville del circuito di promozione del territorio del Veneto, facenti parte del progetto più ampio, quello interregionale, dedicato alla valorizzazione turistica di un prodotto culturale, le ville, che ha visto un accordo tra la regione e le associazioni dei proprietari di questi straordinari palazzi. 3.477 le ville venete sparse in tutto il territorio, dal Garda all'Isonzo, testimoni di una repubblica che è stata la più longeva dell'umanità. Per raccontarci di questo patrimonio architettonico e turistico, questa notte con noi l'architetto Giacomo Di Tiene, proprietario del Castello Di Tiene. Buonanotte. Buonanotte. Qual è la storia delle ville venete e in quale periodo storico hanno avuto la loro maggiore diffusione? La storia delle ville venete nasce alla fine del 400 e si sviluppa pienamente nel corso del 500, quando la Repubblica di Venezia comincia a perdere un po' il dominio dei mari e quindi molti nobili uomini cominciano a investire nella terraferma, quindi ad acquistare terreni, a bonificarli, e chiaramente nel momento in cui investono nella terraferma vogliono anche controllare il territorio, vogliono controllare la loro azienda, e quindi cominciano a sorgere le prime ville. Nella seconda metà del 400, quando viene costruito appunto il castello Porto Colleoni Uratiene, nella fine del 400 c'è anche il castello di Roncade, si chiamano castelli ma hanno già in qualche modo una configurazione di ville. Qual è la differenza? La villa è anche azienda agricola, quindi ha anche degli spazi per il ricovero delle derrate proventi dalla coltivazione dei terreni, che sono nella vicinanza dell'abitazione del proprietario. Nel corso del 500 Palladio codifica questo linguaggio, per cui noi dobbiamo sempre immaginare questa casa, la grande casa nobile, con le cosiddette barchesse, cioè gli annessi che servivano per il ricovero degli attrezzi, del bestiame, e i grandi granai dove venivano conservati i prodotti dell'agricoltura. Qual è la particolarità del Castello Di Tiene e in che modo si inserisce nel circuito delle ville venete? Il Castello Di Tiene ha questa particolarità di essere intanto un castello-villa, nel senso che ha le forme del castello, o meglio addirittura del palazzo veneziano trasferito in terraferma, però cinto da delle mura. In realtà è una villa perché non ha nessuna caratteristica difensiva. La sua particolarità è, per esempio, che i cronachisti del primo Cinquecento la definiscono come una vera e propria reggia, ampliata da Francesco Porto all'inizio del Cinquecento, che fu uno degli uomini più ricchi di Vicenza, generale collaterale della Repubblica Veneta. E all'interno ci sono affreschi del Fasolo e dello Zelotti, che lavorarono in molte ville venete, che sono i principali allievi di Paolo Veronese. Vi sono arredi, tappezzerie d'epoca e anche oggetti d'uso comune, e soprattutto ci sono le scuderie del Muttoni, che sono assolutamente straordinarie. Dobbiamo immaginarci 32 stalli con delle colonne in marmo rosso di Verona, dei putti in pietra tenera di Vicenza, che opera della scuola del marino di Orazio Marinali, uno dei grandi scultori del Settecento, perché le scuderie sono settecentesche, e con tutto un pavimento ad intarsi di marmi che le rendono assolutamente uniche nel loro genere, a detta di tutti. Istituita una carta dei servizi che facilita la visita di queste dimore e che viene un po' in aiuto dei turisti, in che modo? Finalmente negli ultimi anni con la Regione Veneto le associazioni di proprietari sono riuscite a lavorare abbastanza bene, sono create delle buone sinergie, per cui si sta cercando di fare sistema, che è quello che è sempre un po' mancato. Sistema significa mettere assieme tutti gli elementi della catena turistica, dalle associazioni di guida ai proprietari di ville alla Regione, che chiaramente deve dare gli indirizzi per pubblicizzare il prodotto ville, che ha la particolarità di essere molto radicato all'interno del territorio, molto sparso nel territorio, con l'intento quindi di portare i turisti e l'indotto che loro creano in luoghi che sennò vengono difficilmente visitati. La carta dei servizi è un documento a cui tutti i proprietari che vogliono far parte di questo circuito devono aderire, e con la quale si impegnano a garantire dei determinati servizi per tutelare in qualche modo l'utente, che quindi deve sapere e sa chiaramente che cosa può trovare all'interno di quella villa. La villa è attrezzata per i disabili, sì o no? Quali sono gli orari di apertura? Quali servizi aggiuntivi si può chiedere? Si possono chiedere? Si può dormire in quella villa o no? E a quali condizioni? È in qualche modo un'operazione di impegno da parte dei proprietari, di trasparenza nei confronti dell'utente.
Come sta andando questa settimana di Pasqua e qual è la vostra ambizione turistica per il futuro? Diciamo che il tempo fino ad oggi non ci ha aiutato molto. Dobbiamo poi ricordare che molte ville non sono riscaldate e quindi diciamo aprono nel periodo che va dalla metà fine di marzo fino ai primi di novembre. Quindi appunto con questa settimana per noi si apre per la appunto a fare sistema, nel senso buono, corretto del termine, che vuol dire quello di mettere insieme tutti gli elementi della filiera turistica e coinvolgere anche i cittadini, coinvolgere anche le piccole realtà commerciali della zona, perché le ville hanno veramente un grande potenziale in questo senso. Dobbiamo anche ricordare che poi è importante la carta dei servizi, perché creare dei rapporti tra pubblico e privato è quanto mai importante, soprattutto oggi. Molte di queste ville sono ancora oggi private, quindi certe amministrazioni possono anche vederle come entità astratte dal contesto. In realtà, come dice lo stesso testo unico dei beni culturali, si può trattare di beni privati ma che hanno una fortissima valenza pubblica. Grazie all'architetto Giacomo Di Tiene per essere stato con noi e buonanotte. Grazie, buonanotte.